La città di Pesaro ritorna a essere capitale europea dello sport, ottenendo l'assegnazione del 12° campionato di aerobica 2021 e del 30° campionato di acro, due manifestazioni sportive professionistiche di ginnastica aerobica e acrobatica che si terranno presso il nuovo Palasport in Viale Partigiani dal 20 al 26 settembre e dal 27 al 10 ottobre 2021. La manifestazione promossa dalla società Esatur Group ha ottenuto l'adesione da parte della amministrazione comunale. Come città abbiamo sempre deciso di puntare sullo sport, sul turismo sportivo e quindi questo ci permette sicuramente di allungare la stagione sportiva. Il campionato sarà suddiviso in due parti e coinvolgerà circa 3.000 persone tra atleti e dirigenti. La competizione sportiva dura 3 settimane perché si tratta di 3 diversi campionati europei. La prima settimana è il campionato europeo di ginnastica aerobica, la seconda settimana campionato europeo di ginnastica acrobatica riservata ai ragazzi e alle ragazze dagli 11 ai 18 anni e la terza settimana il campionato europeo di acrobatica però riservato ai senior. I paesi coinvolti sono più o meno una 30 per l'acrobatica e circa 23-24 per l'aerobica da tutta Europa. L'aerobica, nello specifico, consiste nelle esecuzioni di coreografie che gli atleti sono tenuti ad effettuare con elementi obbligatori e a scelta su un'apposita pedana omologata con base musicale. L'acrobatica, invece, deriva dalla ginnastica artistica. Viene eseguita sulla pedana del corpo libero a tempo di musica con movimenti acrobatici e coreografici complessi attraverso un preciso lavoro posturale. Si tratta dunque di 2 discipline sportive differenti che raccoglieranno migliaia di appassionati a Pesaro, rappresentando sede ideale a livello nazionale e internazionale. Questi campionati europei di acrosport e aerobica quindi arrivano in un momento speciale, speriamo di poterli fare nel nuovo, nel vecchio Palace come ci è stato promesso. L'unico mio cruccio da fanese è non poterli fare a Fano per mancanza di impianti.